Buon punto dell'Ovidiana che costringe il Capestrano al primo pareggio casalingo. Lo scontro tra le due capoliste è terminato 0-0 con i sulmonesi che confermano il buon momento di forma centrando l'ottavo risultato positivo su un totale di 9 partite. Si tratta della migliore stagione in assoluto dell'Ovidiana che mai aveva guadagnato il primato in classifica. Le due squadre si temono a vicenda, i primi minuti sono solo di studio. All'undicesimo, dopo un angolo del Capestrano, in area Romanelli anticipa il possibile avvento di Marini e Silveri, mandando di testa in out. Al 17esimo l'Ovidiana, sostenuta dal tifo degli Ultras e dalla grinta del proprio allenatore Luigi Dionisio, prova a farsi vedere in avanti con un traversone dalla destra di Pagliaroli, in area tiro di Alosi con palla che termina fuori. Al 23esimo l'estremo difensore ospite Di Marco prova ad allontanare dopo una punizione di Palacios con la palla che finisce ad Aleandri, ma la sua conclusione viene ostacolata da Di Bacco. Un minuto dopo Di Bacco su punizione manda di poco fuori, ancora Di Bacco alla mezz'ora con un sinistro al volo con la palla che sorvola di poco la traversa. Negli ultimi minuti si vede di nuovo l'Ovidiana al 41esimo. Lancio in profondità di Lavella con palla all'indirizzo di Alosi, ma su di lui c'è la chiusura di Colantonio. Ad inizio riprese i ragazzi di Dionisio sfiorano il gol quando al terzo minuto Di Bacco con un tiro dalla distanza colpisce la traversa. Il Capestrano ci prova con una conclusione di Mucciante terminata fuori. Al 21esimo Mattozza cade a terra in area, ma l'arbitro Francesco Oliva dell'Aquila vicino all'azione fa notare che non c'è stato alcun intervento lasciando correre, a differenza di quanto si verificherà dopo con un'espulsione per doppio giallo ai danni di un giocatore dell'Ovidiana per simulazione di fallo. Prima però c'è un colpo di testa in area di Mattozza parato da Di Marco. E poi si arriva all'episodio dell'espulsione. Grandi sale prese con Colantonio, finisce a terra, ma l'arbitro estrae il giallo per simulazione. Si tratta della seconda ammonizione che fa finire il giocatore in anticipo sotto la doccia. L'Ovidiana in 10 negli ultimi minuti soffre, ma riesce a resistere con il tecnico Dionisio che mantiene gli stessi uomini in campo sino al termine, al cospetto dei 4 cambi del Capestrano. Al 40esimo si dispera Di Fiore perché in area, su invito di Mattozza, a portiere battuto non riesce a calciare nel migliore dei modi. Non demorde l'Ovidiana che in pieno recupero crea l'ultimo sussulto del match con Romanelli su punizione che manda in out. Il pareggio viene accettato da entrambe che hanno dimostrato in campo di meritare il posto che occupano in classifica. Grazie Di Bacco, allora gran bella partita alla fine si può dire, giusto pareggio quest'oggi tra le due capoliste. Sì, però siamo stati un po' sfortunati sulla traversa, se entrava quella, diciamo stiamo parlando di un'altra partita e un altro risultato, però va bene così, continuiamo così col massimo impegno e la determinazione ogni partita, ci possiamo giocare su tutti e su ogni campo. Però dobbiamo abbassare la tensione durante la partita. Ecco, per quanto riguarda te ci sono state due conclusioni nel primo tempo, poi quella traversa nel secondo tempo, quindi quest'oggi ognuno ha dato il massimo per cercare di prevalere. Sì, sì, oggi tutti quanti siamo stati bravissimi, sapevamo che era una partita tosta, un campo difficile, però alla fine sono contento del risultato, un buon pareggio, ci avrei messo la firma. Continua dunque questa striscia di risultati positivi, poi lo 0-0 è da considerare importante sul campo del Capestrano. L'Ovidiana continua questa strada così, senza pressioni, senza assilli, giocare bene. Questo è l'unico obiettivo che deve prevalere fino alla fine del campionato. Sì, sì, assolutamente, noi siamo un gruppo di amici, ci divertiamo a giocare insieme, ci aiutiamo l'un l'altro. Non abbiamo pressioni, va benissimo così, anzi stiamo andando al di là di quello che delle aspettative della squadra e della società. Orgoglioso del progetto, in questi 3 anni abbiamo fatto passi in avanti, sono stati momenti difficili tipo lo scorso anno, ma siamo stati sempre, insomma, ci abbiamo messa tutta per risalire la china. Mario Molinaro, il portiere del Capestrano, e di Sulmona però da quest'anno gioca con il Capestrano. Prima di parlare della partita, di questo giusto pareggio di quest'oggi, innanzitutto ti chiedo come ti trovi con il Capestrano. Guarda,
gente magnifica, posto bello, ragazzi, tutti bravi ragazzi, mi hanno accolto veramente alla grande. All'inizio stagione ero un po' perplesso a venire qua perché era abbastanza lontano, però mi hanno fatto subito una bella impressione e ho accettato, insomma, questo piccolo progetto. E adesso sono quasi 3 mesi che sto qua e mi trovo veramente bene. Gente splendida, un gruppo veramente serio che ha belle intenzioni di ben figurare, diciamo. Parliamo della partita combattuta, 0-0 giusto, come dicevamo prima. Sì, come dici bene, il risultato è giusto e abbiamo incontrato una bella ovidiana, bella quadrata, occupava tutti gli spazi e non ci ha fatto, diciamo che in alcuni tratti di gioco ha impedito alle nostre tre punte di comunicare tra di loro. Sono stati molto bravi e ripartivano molto velocemente. Faccio complimenti a Mister Luigi, insomma, che abbiamo giocato anche insieme. Sono soddisfatto, insomma, di una mia squadra, diciamo così. Complimenti a loro, però noi, guarda, adesso sto a Capestrano, guarda a noi. Per noi è un pareggio, non pizzico d'amaro, ma non per tanto perché abbiamo pareggiato e meritavamo di più. Alla fine il pareggio è giusto, come ho detto prima. Però noi qua in casa vogliamo sempre vincere. Capestrano dunque primo in classifica, l'obiettivo è ovviamente quello di vincere questo campionato? Beh, noi vogliamo ben figurare e sicuramente vogliamo fare il salto di categoria. Mo se lo facciamo da primi è meglio, poi se non lo facciamo da primi lo facciamo tramite playoff, perché comunque come minimo il nostro obiettivo è i playoff.